Bene, buongiorno, benvenuti a questa rassegna stampa di oggi 29 febbraio del 2020. Qualcuno mi ha mandato questa mattina una registrazione della rassegna stampa che avevo fatto il 29 febbraio del 2016. Sono grato a questa persona perché veramente, a parte essere più giovane, era fantastico come il mondo della politica cambia relativamente poco, se non per la grande, il grandissimo, straordinario Cigno Nero, oggi così lo definisce, oltre che il sottoscritto sul giornale, mi sembra anche Repubblica con un pezzo di Federico Rampini. Poi ne parleremo forse se avremo tempo, però l'idea è che siamo in un mondo eccezionale perché siamo nell'anno bisestile e quindi vediamo subito in questa. Intanto ringrazio tutti quanti quelli che da 4 anni, in realtà è ben di più il tempo in cui noi facciamo questa zuppa, stanno seguendo questa rassegna stampa. Lombardia chiude ancora uno stop. Questa è la notizia dei giornali, diciamo del Corriere della Sera, oggi, perché quello che succede è che probabilmente le scuole saranno interrotte e le attività saranno, come si chiama, come possiamo dire, saranno ancora rarefatte, comprese le partite. Io trovo che sia scandaloso l'idea che la partita venga trasmessa a porte chiuse, perché questo è veramente il senso di un paese che, eccola qua, che non ce la fa e che non resiste. 821 pazienti positivi, metà di questi non hanno sintomi e i morti sono una ventina. Negli Stati Uniti, partiamo con la cronaca, si dice che non si deve venire in Italia se non per motivi strettamente necessari e riguardo invece alle questioni di casa nostra, il Messaggero nota come siano anche le porte di Roma, Fiumicino, come in Lombardia ci possa essere un caos negli ospedali. In realtà non è in tutti gli ospedali, ma in quelle due zone che sono state più attaccate dal virus, cioè in questo caso l'ospedale della Bassa Lodigiana. Mi sembra che sia Cremona oggi l'ospedale sotto, no, ieri era Cremona, oggi c'è un altro ospedale che è sotto, diciamo, il fuoco dei possibili positivi e soprattutto della terapia intensiva, che è il vero tema di tutta questa vicenda, perché si ammalano gravemente in pochissimi, ma quei pochissimi devono essere trattati. Abbiamo i posti letto necessari, insomma, su Quarto Repubblica dell'altro giorno l'avevamo visto. Sì, Maria, le scuole sembra che in Lombardia siano chiuse, poi ci sono tutte le questioni perché non gli pare vero alla battuta di Zaia sui cinesi che si mangiano i topi, li ha visti anche lui, li abbiamo visti tutti quanti noi quei filmati su quello che mangiano i cinesi, li abbiamo visti tutti quanti noi i filmati su come vengono utilizzati i loro street food, chiamiamolo così, ogni street food che va tanto di moda, insomma, è infelice a modo suo, così come dice oggi Zaia in un'intervista, si è espresso male, è stata infelice la sua battuta. Nel frattempo vengono annullati 70 fiere campionarie in Italia. Roba forte, quella degli occhiali, quella del mobile. Cioè, le fiere campionarie sono quelle che, ricorda oggi la stampa in un fogliettone a pagina 2, valgono circa 60, se non sbaglio, miliardi di fatturato che viene generato in queste fiere. Non è che oggi si possa pensare che venga completamente abolito tutto quel fatturato, però certo non fa bene che queste fiere vengano cancellate. Viene, e sono molto felice, non cancellato il Vinitaly, che è a Verona. E quindi insomma cerchiamo di farcela, di riprenderci. Io spero che questo virus e questa sua, diciamo, pandemia di panico economico scemi, e quindi quelli che sono rimasti in piedi e hanno avuto il coraggio di continuare a fare la propria attività anche pubblica riescono ad avere il massimo del successo. Vi ricordo inoltre che oggi i giornali, praticamente tutti, per Luigi Bonora, ma non solo lui, il Messaggero, notano con disperazione, si fa per dire, per noi che ci occupiamo di auto da anni, che ci piacciono tanto le automobili, quelle ancora con i motori endotermici. Termici, beh, insomma, che hanno cancellato lunedì, doveva aprire il salone di Ginevra dell'auto, che è una delle cose più clamorose che potesse avvenire nell'idea di una vecchia economia industriale. Il 90° salone di Ginevra è stato abolito per il virus. In realtà, nota qualcuno, oggi potrebbe essere l'inizio di un cambio totale dei saloni. C'era il salone di Torino, c'erano i saloni italiani, c'era Bologna, beh, insomma, un'idea completamente auto, purtroppo, che riguarderà la vecchia industria europea, ma anche le sue manifestazioni pubbliche come i saloni. Travaglio oggi fa un pezzo fantastico, come suo solito, lo aspettavamo, in difesa del
Presidente del Consiglio Conte. E la tesi di Travaglio è la seguente: avete attaccato tutti quanti Conte, Sorgi, ve lo ricordate ieri, Sallusti, la destra, la sinistra, tutti che attaccano Conte perché ha gestito male questa emergenza, ma nessuno dice in che cosa l'avrebbe gestita male. Mentre noi che invece critichiamo Conte, financo sulla nomina del Presidente e dell'amministratore delegato dell'ENI Descalzi, che noi non vogliamo, questo dice Travaglio, non riesco a capire come si possa criticare Conte che ha agito benissimo. Allora, il punto fondamentale, caro Travaglio, è che tutti quanti dicono una cosa molto semplice, ed è evidente, ed è lampante, ed è sotto gli occhi di tutti. Siamo l'unico paese in Europa che ha 820 contagiati. Veramente crediamo che questa comunicazione sia stata una comunicazione intelligente? Veramente crediamo che in Francia, Germania e Spagna non abbiano altrettanti contagiati? Veramente crediamo che sia servito unico caso in Europa a chiudere i voli diretti con la Cina? Veramente, Conte, pensiamo che adesso che lo fanno nei nostri confronti noi si possa dire no cattivoni quando noi l'abbiamo fatto nei confronti della Cina? È del tutto evidente, è del tutto evidente che Conte e Casalino sono stati del tutto inadeguati in questa emergenza. Ora forse ce la faranno, ma fino ad oggi diciamo che la palla che l'hanno toccata veramente male. Si può dire anche questo? Sì. Vespa oggi sul quotidiano dizionale dice... sul quotidiano nazionale dice: beh, gli italiani sono un po' così, no? Dopo Chernobyl non mangiavamo più l'insalata, dopo la mucca pazza che in Italia non c'è stata, non abbiamo più mangiato un pezzo di carne. Mi ricordo quello straordinario Cremonini che continuava a dire: giustamente, mangiate la carne rossa che non fa nulla sulla mucca pazza, non c'è in Italia. Beh, insomma, dopo la viaria non abbiamo più mangiato il pollo, insomma, l'abbiamo fatta di tutti i colori, cioè siamo degli specialisti nel farci del male. Ma dice, però attenzione, perché questo panico economico, quando un pezzo di industria del nord la sentirà davvero, caro Conte, allora saranno cazzi. E non è che basta rimandare le scadenze negli 11 comuni a Codogno e compagnia cantante. Qua abbiamo bloccato turismo, abbiamo bloccato economia industriale, abbiamo combinato servizi, abbiamo bloccato una fetta importante del PIL di questo paese. Landini, giustamente la stampa operaista, chi ti apre, chi ti fa aprire oggi il titolo di prima pagina della stampa è dedicato a Landini, al segretario della CGIL, che dirà una cosa straordinaria. No, dice quello che Vespa molto immodestamente ha scritto in 25 righe e senza nessun quotidiano nazionale, dicendo: attenzione che se continuiamo così andiamo in recessione. Toc toc! In recessione. Ragazzi, stiamo attenti, perché questi ci racconteranno che la recessione deriva dal coronavirus. Può anche darsi, e sicuramente farà male il coronavirus, ma vi vorrei segnalare che alla fine del 2019, quando il coronavirus non c'era, questo paese aveva si fatto segnare dati negativi, quindi il paziente era già molto compromesso. È chiaro che su un paziente molto compromesso sono cazzi, ma già stava male alla fine del 2019, con tutte le minchiate dei governi giallo-verdi, giallo-rossi, leghisti e comunisti, il decreto dignità, il reddito di cittadinanza, il quota 100, tutte robe che non sono servite assolutamente a nulla per rialzare questo paese. Nel frattempo parla Renzi, intervista alla Meli su Repubblica, sul Corriere della Sera, che però di tutte le cose che dice, una cosa è molto interessante, e dice: ragazzi, ma com'è sto fatto che Di Maio ci aveva promesso che Scalfarotto, che vi assicuro che è un grandissimo uomo di macchina export, perché lui era sottosegretario all'estero e va e cerca di aiutare le esportazioni italiane, come può fare un politico italiano, ragazzi? Non è che c'ha grandi leve per poter cambiare le cose, ma lui si è sempre dato da fare. Pensate un po' voi che debba parlare bene di un renziano e il sottoscritto, ma questo è sicuramente Scalfarotto. Bene, l'ultimo Scalfarotto, quel genio, quello straordinario genio di Di Maio, non gli dà la delega per l'export, che è una cosa che lui ha fatto benissimo negli ultimi anni, classico del dimaismo, dell'inutile dimaismo. Beh, insomma, Renzi oggi questa cosa qua un po' la ricorda, e io sarei abbastanza d'accordo con lui a dire: ma che state a fa'? Feltri dice: l'unica cosa buona di questo virus che ci ha tolto dalle balle il gretinismo, cioè tutte quelle retoriche ambientaliste che esageravano, e le sardine. Però sulle sardine devo dare torto a Vittorio Feltri, lo capisco Feltri che non segue la televisione e non segue soprattutto la De Filippi ed Amici, ma ieri sera sono andati ad Amici, e sulla performance di Amici, ridicola, di Cerchietto e Amici loro, che difatti ha diviso molto la loro rete perché non sono un partito, cioè sono entrati nella trappola della De Filippi, che è una specie di grandissima rete del consenso, della cosa buona, politicamente corretta, non può non stare dalla De Filippi. Se sei Saviano non puoi non
non andare dalla De Filippi. Se Renzi in quel momento è cool, non puoi non andare da De Filippi. Insomma, i fenomeni quando sono... In questo caso, secondo me, ha sbagliato un po' il passo, perché le sardine sono già finite. Porta forse anche un po' sfiga, però, insomma, diciamo la verità. Le sardine finite si sono trovate, uno di loro, nel loro discorso contro la paura, tutte queste minchiate che adesso vanno tanto di moda. La paura è sacrosanta in un momento in cui c'è un virus. Non è, come dice in un pezzo straordinario Giordano Bruno Guerri, il problema non è la paura, è il panico. Ma il punto fondamentale è che loro della paura ci ricordano il bambino, ve lo ricorderete, immortalato da una vignetta, che sta con la... Con la pagella cucita sul vestito, morto sotto il mare con la cattiveria degli italiani che non lo accolgono. Questa roba qua ce la ricordano le sardine ieri sera in prima serata, ma è tutta una fake news. Quel bambino purtroppo è morto davvero, come tanti altri bambini purtroppo sono morti davvero. Purtroppo però è avvenuto non quando c'erano i cattivoni, ma nel 2015, quando le frontiere erano aperte. C'erano decine di navi ONG che portavano in Italia 180.000 clandestini. Quindi non c'entra un cazzo, niente con la paura. Quello è un bambino drammaticamente morto, quando tutte le frontiere erano aperte. Ma ovviamente le sardine gli approfondimenti non riescono a farli. E su De Scalzi vi segnalo Enicrei, la grande partita, che fa un'intervista a Repubblica e dice che l'Eni diventerà nel 2050 un'azienda che non brucerà più petrolio. Cioè l'oil and gas ormai non brucerà più petrolio, che sarà molto meno petrolifere, poi dirà non useremo più il carbone. Tutte cose sacrosante, ma che nascono dall'idea fondamentale che, pensate un po' voi, cos'era 10 anni fa il rapporto tra Eni ed Enel? Eni faceva oil and gas, Enel faceva elettricità. Oggi Enel vale 80 miliardi in borsa, Eni 40, cioè l'Enel, l'elettricità, il pulito, Tesla, è tutto, vale il doppio di l'Eni, quindi non si può andare contro quello che pensa che sarà il mondo. Intervista a Cingolani, l'uomo delle tecnologie italiane, con Lorenzetto si lascia un po' andare la mano, perché dice due cose tutto sommato un po' forti. Con l'intelligenza artificiale avremmo potuto prevedere il Ponte Morandi. Sì, l'avremmo potuto prevedere anche con un'intelligenza meno artificiale, con intelligenza umana, è l'obiezione che faccio io. E in più dice i robot potrebbero diventare umanoidi nel futuro, umani. Insomma, mi sembra liquidato un po' semplicemente, un po' semplicisticamente in un paio di righe, un tema comunque affascinantissimo, con Cingolani che è sempre interessante ascoltarlo. Erdogan apre i confini, questo rischia di essere una vera grande emergenza. L'Unione Europea dà 6 miliardi a Erdogan per far sì che blocchi quella rete là, anzi lo fanno i tedeschi perché hanno paura, e lui sta ammassando tutti questi immigrati, liberi tutti, in Grecia e alle confini con la Bulgaria. E lì sono cazzi, perché sono milioni di persone, sembra la terra dei santi, che arrivano in Europa dopo essere stati bloccati dal tremendo Salatino. Va bene? Questa si chiama, per Sallusti, oggi sul fondo di Sallusti, la tempesta perfetta. Coronavirus, economia che non gira e problema migratorio. Voglio vedere là il buonismo di casa nostra come si metterà. Cosa dice? Ultima cosa che vi segnalo, perché è stupenda. In tutto questo frangente, Conte e Casalino cosa fanno? Non tossire che ti trovi in quarantena, dice. Conte e Casalino che cosa si inventano? Beh, ma è stupenda. Sapete che si inventano? Assumono a tempo determinato, immagino, due nuovi economisti a palazzo per affrontare la crisi. Una è Gunther Pauli, viene dal Belgio, l'economista della Blue Economy, una specie di supercazzola gigantesca, ci ricorda oggi il Foglio, da leggere su Gunther Pauli, perché sapete che cos'è la Blue Economy? Non è più la Green Economy. Avete una tazza di caffè? Bevete il caffè, vi avanza il fondo del caffè, con quello si può far crescere un fungo che poi fra una settimana vi rimangiate. Questa è la Blue Economy, geniale. E in più, cosa ci dice la Blue Economy? Quanto tempo perdiamo per fare un vaccino? Si potrebbe stabilire che il vaccino va messo in produzione con un algoritmo biotech. L'algoritmo biotech, ci mancava questo cazzo nel governo dei Novax. Novax prima e oggi non più, ovviamente, perché è tutto cambiato. Adesso Conte è diventato una persona responsabile, va lì col vaffanculo e arriva oggi con Gunther Pauli dal Belgio, che risolverà i problemi italiani, un po' come la Ursula von der Leyen. E poi arriva ovviamente la Mazzucato.
Mazzucato, che è l'economista. Questo economista ricorda Luciano Capone, straordinario. Luciano Capone oggi sul Foglio, che cosa ha stabilito? Ha stabilito un'idea geniale. Sapete come possiamo risollevare il problema italiano? Facendo comprare ad aziende di Stato cinesi le vecchie aziende di Stato italiane, che non ce la fanno più. Alitalia viene comprata dai cinesi, l'Ilva viene comprata dai cinesi, le autostrade vengono nazionalizzate. Insomma, la grande idea è farci comprare dai cinesi. Yes! Devo dire che avevamo bisogno di Mazzucato e Gunther Pauli per risolvere i problemi dell'economia. Siamo fottuti se pensiamo che con questi risolviamo i nostri problemi. Andatevi a spiegare ai nostri industriali del Nord che Gunther Pauli e la Mazzucato, proprio secondo me, non hanno capito esattamente che sono loro a risolvere il problema dell'Italia, sono i privati e non il pubblico di merda che questo paese lo ha messo esattamente come ci troviamo. Sì, te la dico ancora, Calimero, Ursula von der Leyen con Gunther Pauli risolvono il problema dell'economia. Questi sono tutti dei cazzari e noi stiamo lì ad ascoltarli. Beh, insomma, certo, ormai tutte le aziende sono cinesi, non direi che è ancora così. Per fortuna, guarda che i giornali stanno nelle mani di imprenditori di sinistra, Agnelli, De Benedetti, e va bene, ma che ti aspetti? Da Casalino, chiede Barbara, non mi aspetto nulla da nessuno. Un sacco di saluti, da Lodi, bravo, benissimo. C'è anche, ci sono tanti amici che ci scrivono da Lodi. Lei è cosciente? Beh, io direi che per oggi è tutto. Io vi do appuntamento col sito nicolaporro.it per tutto il resto delle notizie della giornata, anche il mio pezzo che vi farò leggere più tardi sul cigno nero che questi burocrati pensavano fosse nelle banche, invece era nei mercati dove i cinesi si mangiano i pipistrelli. E non voglio finire come Zaia, sto scherzando. Ciao.